Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, dalla chiesa di Sant'Anna in Foggia. Un luogo che Padre Pio ha conosciuto bene per diversi mesi, da febbraio del 1916 al settembre dello stesso anno, per poi partire verso San Giovanni Rotondo. Ma oggi vogliamo leggere una lettera interessante che Padre Pio scrisse in questa giornata da Pietrelcina. Scrisse a Padre Agostino e subito comincia con un interrogativo. Riuscirete a convertirmi sinceramente a Gesù? Ecco, questo che Padre Pio chiede a Padre Agostino. C'ho tutta la buona volontà, ma ahimè, alla prova mi sembra assai poco di amare. E questa è una delle più acute spine che nell'ora presente mi trafigge in modo da ridurmi in agonia, scrive Padre Pio. Che significa tutto questo? Forse il Signore non vuole più farsi amare da me? E se questo non è vero, perché il desiderio di amare Dio supera di molto il fatto stesso di amarlo? E ancora un altro interrogativo. Perché il Dio che è sì buono con le sue creature ricusa di farsi amare quando l'anima ne desidera? Beh, ditemi, padre, per carità, perché l'anima più sente il desiderio di amare e nonostante gli sforzi che ella fa di amare quando ella desidera, sente in se stessa farsi un vuoto tale quasi che ella non avesse mai amato. Or ditemi senza umani riguardi, o padre mio, non è adesso propriamente un segno assai manifesto che l'anima mia è priva di amore per il suo Dio? E ancora, per amor del cielo, ditemi e ditemi tutto senza nulla nascondermi. Morrò io dunque senza aver amato mai il mio Dio o senza averlo amato quanto io il desidero? Tutto questo, scrive Padre Pio in questa lettera, mi fa piangere di notte e di giorno come un bambino e il più delle volte senza neanche volerlo.